Chiesa ha cominciato a potersi dire tale, il giorno di Pentecoste. Quindi il tempo della Chiesa immediatamente ci proietta a quel capitolo 2 degli Atti, gli Atti degli Apostoli, in cui la comunità si attiva, comincia sotto l'azione dello Spirito Santo a agire, ad essere se stessa, a irradiare la propria testimonianza al mondo. E in questo quadro subito viene fuori il tema della preghiera. Conoscete tutti quel versetto 42 del capitolo appunto 2 degli Atti, dove si parla esattamente di questo. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Uno dei famosi sommari, no? Questa è la vita della Chiesa, di questa primissima comunità. Essere perseveranti nell'insegnamento. Che cos'era questa parola degli apostoli che diventa così preziosa da essere appunto una dottrina, un insegnamento da interiorizzare, da approfondire, se non un ascolto della parola, la parola di Gesù, quello che lui aveva detto, quello che lui aveva fatto. Dunque, la perseveranza, io la tradurrei per loro e per noi, e per la Chiesa in genere, come un prolungamento del comandamento grande dello Shema, del Deuteronomio. La preghiera è ascolto. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze. È il grande comandamento che anche Gesù richiama. E allora questo ascolto che viene, che è l'appello forte al popolo ebraico, è anche e rimane tale per i cristiani, per la Chiesa. Solo che questo ascolto, come ascolteremo domenica prossima, non è solo su quei testi così preziosi dell'Antico Testamento, che noi chiamiamo Antico Testamento, ma è tutto concentrato anche attraverso la chiave della persona di Gesù. Ricordate la trasfigurazione, Mosè ed Elia, questo è mio figlio, ecco, scusate, giustamente abbiamo anche l'immagine, il quadro bellissimo, Mosè ed Elia appunto, e la voce nella nube, ascoltate lui, no? Quindi questo già ci sta suggerendo qualcosa. Cosa fa la Chiesa? Si inserisce in una lunga storia, la storia della salvezza ovviamente, ma anche la preghiera della Chiesa, la preghiera del tempo della Chiesa si inserisce in una storia. È frutto di un passaggio di staffetta nella quale si cresce, si cammina, si impara a conoscere Dio. Io ascolto, rispondo, dialogo, gli chiedo quando ho bisogno, lo lodo se ha fatto qualcosa di bello, lo ringrazio, no? In questo dialogo che prende le tante forme di un'amicizia, di un amore. L'Antico Testamento ci parla anche dell'immagine sponsale, della possibilità di rapportarsi con il Signore. E però come parli se non attraverso appunto la preghiera? Quindi la preghiera è proprio questo dialogo, no? E la Chiesa si inserisce in questo. Quindi il primo passaggio, questa perseveranza nell'insegnamento degli apostoli, è proprio questo ascolto costante della parola. La parola di Gesù che diventa anche chiave per rileggere tutti i testi dell'Antico Testamento. E a quel punto questo patrimonio della parola mi serve per leggere la storia, perché Dio parla anche della storia, nelle vicende personali, familiari, delle città, e la mia preghiera si alimenta anche di queste vicende, di quello che muove la speranza, la gioia, l'angoscia della gente. Questo è ciò che la Chiesa impara a fare. Tiene il patrimonio della Bibbia, lo interpreta alla luce di Gesù, porta l'annuncio pasquale e con questo entra nella vicenda delle città. Qual è il segno del vero ascolto di questa parola? La coinonia, la comunione. Se non c'è comunione tra i discepoli, l'ascolto è vuoto, l'ascolto è vano, rischia di essere qualcosa anche un po' ipocrita. E poi però vedete come prosegue, perseverante nell'insegnamento, nella comunione, nello spezzare il pane.
noi sappiamo che è un'espressione per dire l'Eucaristia, ma la nostra di Eucaristia è fatta esattamente di questi momenti: l'ascolto della parola, spesso spiegata, no, dai parroci, che spezzano il pane della parola, e poi c'è quel condividere il pane eucaristico. E lo scopo qual è di tutto questo? Creare comunione nell'assemblea, nella chiesa che celebra. Poi aggiunge questo versetto: perseveranti quindi in questi, nell'insegnamento, nella comunione, nello spezzare il pane, nelle preghiere. Quindi preghiere sembra l'ultima di queste quattro prassi apostoliche, diciamo, della comunità degli inizi, ma in realtà tutto questo dal nostro punto di vista può essere una forma di questa relazione con Dio, una forma di questo dialogo con Dio. Ma il plurale preghiere che cosa ci suggerisce? Perché c'è la preghiera, cioè l'atteggiamento di preghiera, e le preghiere. Allora, le preghiere qui potrebbe essere un rimandare, come appunto il catechismo fa, a recuperare quelle che erano le preghiere note del popolo ebraico, rinnovandole alla luce della Pasqua. Allora, quali erano le preghiere note, le forme note che così sono presenti nella Bibbia? E io direi, certo, nella loro essenza, dicevamo prima, stavamo discutendo di questo, sono patrimonio dell'umanità, perché un essere umano che è oppresso dal male cosa fa se non alzare gli occhi al cielo? Cosa invoca? Dio, gli dèi, Krishna, non lo so, ma certamente ha bisogno di rivolgersi a qualcun altro. Quindi vogliamo dire che questa non è una preghiera in qualche modo ascoltata da Dio? Se io mi trovo nella prova, certo che il mio grido si alza a qualcuno, nella speranza che io possa essere ascoltato. Quindi io direi che le forme della preghiera sono qualcosa di profondamente connaturato all'essere umano, all'esperienza umana su questa terra. E allora cosa c'ha di specifico invece la rivelazione ebraico-cristiana? Che queste preghiere trovano appunto nel dialogo col Signore una forma, una prima forma di risposta nella esperienza del Dio di Israele e appunto poi di Gesù attraverso lo Spirito, e man mano che si va avanti questo volto di Dio sembra precisarsi, si affina. La preghiera è un cammino, anche la preghiera della Chiesa è stato un cammino. Io comincio, balbetto, imparo e piano piano lo Spirito mi aiuta a dire parole sempre più giuste. Ecco perché non dobbiamo mai assolutizzare una particolare forma di preghiera e ancora meno una formula fissa, quasi magica, non sia mai, perché quelle parole spesso sono il frutto della mia esperienza. Come prega un ragazzino di 8 anni? E come prega un ragazzo di 18? E come prega uno che è arrivato magari a 80? Certo, possiamo sempre usare il Padre nostro, quello vale. Ma come è compreso? Quando io dico Padre, quando dico il tuo regno, quando dico la tua volontà, non è che sono parole che suonano allo stesso modo nel cuore di ognuno di noi, in base alle nostre esperienze, storie personali, o anche dentro la nostra storia, nelle varie fasi della nostra vita, giusto? Quindi ecco che la preghiera diventa un cammino. E queste forme, però, nella Bibbia, hanno proprio dei termini precisi, prendono proprio delle forme particolari. E la preghiera per eccellenza, diciamo la prima, la berakà, è la benedizione. La preghiera ebraica è spesso benedizione. Quante volte Gesù anche benedice il Padre, no? Quindi questa è una forma fondamentale che resta tale anche nel tempo della Chiesa. Poi c'è la preghiera di domanda. Siamo creature, abbiamo, il Padre nostro pure ce lo dice, chiediamo, abbiamo bisogno, e la domanda può assumere tantissime forme. Può essere la domanda della malattia, può essere per noi, può essere per una persona cara,
citato, no? Quello che noi chiamiamo in Eucaristia il rendimento di grazie. Sapete benissimo, no? Che Eucaristia è il termine greco per dire appunto rendo grazie, no? Questo riconoscere la grazia, il dono, l'amore immeritato, i doni di Dio, e da lì, mentre lo riconosco, lo sto attivando in me questo dono che ho ricevuto. Quindi la preghiera in questo senso diventa quasi un canale, un esporsi all'azione del Signore. Dunque, non formule, non ripetizione di formule, ma attraverso questo dialogo gradualmente noi intuiamo il volto di Dio, un volto che ci affascina e che però non esauriamo mai. Il suo mistero è veramente un abisso insondabile, e allora la preghiera, quando è autentica, sostiene e io direi anche però motiva una ricerca spirituale, una crescita personale. Ecco perché noi dovremmo sentire proprio, percepire in noi questa crescita e un desiderio di anche far sì che la preghiera corrisponda profondamente al nostro vivere, al nostro sentire. La Chiesa ci aiuta da questo punto di vista. Nelle comunità tutto questo si matura. Nella preghiera, direbbe Colossesi 3, continuiamo a cercare le cose di lassù, no? Avete presente? Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, perché noi apparteniamo al risorto, apparteniamo a questa dimensione di ulteriorità. Non ci basta questa terra, anche se viviamo ben piantati e camminiamo solitamente su questa terra. Abbiamo bisogno di questo slancio che ci dà una prospettiva per stare qui, per vivere bene in questo nostro mondo. E allora ecco che il Signore nella preghiera ci attrae. La preghiera diventa allora, nelle tante forme che troviamo nella Bibbia, una sorta di tensione che non si realizza mai. E qual è l'obiettivo? Quello che ho già citato prima in Deuteronomio 6, quando dice tu amerai il Signore. La preghiera porta a realizzare questo grande compito, tu amerai. E i discepoli, la Chiesa, comprendono che questa è la loro missione. Da ebrei c'era l'amare il prossimo, l'amare quello del proprio popolo, la propria famiglia, e i primi discepoli e discepole capiscono dall'insegnamento di Gesù che questo prossimo si allarga un po', si estende fino ai confini della terra. E quindi ecco che mentre si crede, si prega, questo Dio che è uno, ma è anche dentro di sé, è plurale, perché ha un figlio, perché c'è lo Spirito, ecco che mentre si prega il Dio uno, si unifica il cuore. L'unificazione del cuore serve a lasciarsi appunto trasformare, cercando di mettere a fuoco cos'è l'importante, cos'è l'essenziale in questa situazione, qual è la cosa più giusta da dire, da fare. La preghiera dunque è essere esposti all'azione anche dello Spirito. Queste forme di preghiera ci parlano anche di questo. E allora i discepoli scoprono questo aspetto, mentre loro, usando anche le formule, diciamo, della loro storia, quindi quelle che trovavano nei libri della Torah, nei profeti, eccetera, sono gradualmente trasformati. E l'effetto della trasformazione è quella che vedono gli altri, quando poi vanno incontro alle persone che incontrano, quelle che ancora non sanno niente di Gesù, non sanno niente del Vangelo. Dunque vedete quanto è essenziale nei primi passi della Chiesa recuperare la propria storia alla luce dell'insegnamento evangelico, esporsi all'azione dello Spirito, lasciarsi trasformare e in questo modo andare verso gli altri, con il gesto della comunione, della carità, della cura. Quindi preghiera diventa elemento di circolarità su tutti questi aspetti.
L'obiettivo qual è? Quello di vivere non solo con la voce, la preghiera, o con la mente, o con l'intenzione, ma con la totalità del proprio essere. Allora, qui vorrei citare una riga di un'opera di una grande scrittrice italiana, Grazia Deledda, in un'opera che non tanti conoscono, Canne al vento, nella quale si parla proprio di questo. Secondo me è una bellissima immagine, questo obiettivo finale. C'è uno dei protagonisti che si chiama Efix. Allora, a un certo punto, lui vive tanti travagli particolari, ecco, ha una fede profonda, Efix, un po' contrastata, ha commesso anche delle cose di cui si pente, arriva a un certo punto, entra in una chiesa e ecco la frase: ed Efix si inginocchia ma non prega. Non può pregare, ha dimenticato le parole, ma i suoi occhi, le mani tremanti, tutto il suo corpo agitato dalla febbre è una preghiera. La persona che diventa preghiera. Capite che è una bella meta. Anche di San Francesco si diceva questo: un uomo fatto preghiera. Quindi questo è l'obiettivo, però non posso arrivare a questa meta senza essere passato dai gradini precedenti. Comincio a dire preghiere e vediamo lo spirito dove mi porta. Allora, visto che si diceva che nella Chiesa, nel tempo della Chiesa, si prendono queste forme precedenti e poi le si rinnovano, mi piace ricordarvi una preghiera che secondo me sintetizza tantissime di queste sfumature diverse, che è quella che troviamo nel primo libro dei Re al capitolo 8. È la preghiera che fa Salomone quando, ricordate che c'era Davide, voleva costruire il Tempio, ma lui non lo costruisce, arriva Salomone che riesce a realizzare questo progetto di suo padre e appena viene portata l'arca dell'alleanza, l'arca del Signore, cioè proprio il segno della presenza, della vicinanza di quel Dio che aveva liberato il popolo di Israele e poi l'aveva accompagnato lungo tutto il cammino del deserto, dell'esodo e poi nella terra promessa, aveva avuto tanti traslochi, finalmente viene portata nel luogo più sacro del Tempio e viene elevata dal re questa preghiera per dire: da adesso in poi questo luogo diventerà il luogo dell'incontro. Questa preghiera di Salomone ha dei tratti che sono di benedizione. Viene elevata una benedizione a Dio. Perché? Perché Dio ha già compiuto tante cose, ha mostrato tanti segni nella storia di quel popolo, che stavolta invece si trova ad essere radunato nel Tempio di Gerusalemme. Salomone parla di una supplica, di chi verrà in questo luogo a elevare supplica a Dio. Una supplica che può essere talmente intensa che lui parla addirittura del grido, la preghiera come grido, quando non sai più nemmeno articolare le parole, perché la prova è talmente dura che il dolore stesso, il grido, si fa preghiera se viene portato poi davanti alla presenza del Signore. E la preghiera di cui parla Salomone è una preghiera, sì, legata al Tempio, quindi a un luogo, uno spazio fisico dove si va ad incontrare il Signore, però è una preghiera che attraversa il tempo. Perché lui si mette a ricordare il passato e verso il passato che atteggiamento c'è di preghiera? Quello della gratitudine, quello della lode, perché io riconosco la presenza, la vicinanza, tutte le volte che il Signore mi ha sollevato, mi ha rimesso in piedi, magari me ne accorgo dopo, perché mentre sto durante a volte mi sembra e dico: ma dove sei? Ma dopo, quando guardiamo indietro, lo possiamo dire: tu c'eri, ti ringrazio, ti lodo per quello che hai fatto per me. Poi va al presente e assume un tono quasi sapienziale, molto bello, dove prova quasi a dire: tu Dio
ancora un mistero, quindi nella mia preghiera ancora rifletto su di te, medito su di te, ma mi sfuggi, perché troppo grande è appunto il tuo mistero. E poi si proietta al futuro, che questa è una cosa meravigliosa. Lui prega per chi verrà nel Tempio. E che cosa promette per chi verrà? La riconciliazione. Mi piace un sacco questo aspetto, perché anche visto che quest'anno ci prepariamo il discorso della sinfonia, della preghiera, il grande giubileo, cos'è il giubileo se non il grande segno della riconciliazione? Anche questo è un altro punto chiave. Se l'obiettivo della, diciamo, delle preghiere è trasformarci, essere preghiera, ma l'obiettivo come singoli, ma l'obiettivo come comunità qual è? Se non quella di essere segno di riconciliazione fra di noi come Chiesa e verso questo mondo sempre più lacerato. Salomone parla di questa riconciliazione per quelli che hanno peccato, per quelli che si sono allontanati, per chiunque. E diventa intercessione, lui prega per gli altri. Si mette a sostenere la preghiera di altri, di quelli che dicono, che lui dice, verranno qui in questo luogo, verranno a chiedere giustizia. Tu ascoltali, Signore, questa è l'intercessione. Se io dico al Signore, ascolta lui che ti viene a pregare per questo. Oppure quelli che vengono qui perché sono oppressi dal senso di colpa per un peccato fatto o per un dolore che li opprime. Signore, ascoltali. Ascolta il loro dolore, sollevali nella loro prova, questa è l'intercessione. Ancora parla di chi ha una piaga nel cuore, oppure chi verrà nel Tempio a pregare perché è segnato dalla precarietà, la precarietà della vita. Al tempo bastava la siccità per rendere la vita molto precaria, quindi manca la pioggia, c'è la fame, ci sono le malattie, ci possono essere altre calamità, purtroppo ci sono le guerre, gli scontri con gli altri popoli. Ma lo sguardo si estende ancora e Salomone parla addirittura, invoca la benedizione e chiede a Dio di ascoltare chi pregherà pensando al Tempio, rivolto al Tempio, da una terra straniera, chi è deportato. Quindi chi, e questo probabilmente è un'aggiunta, diciamo, successiva, no? Però il punto è che abbraccia non solo quelli che fisicamente sono nel Tempio, ma anche quelli che si proiettano verso questo luogo segno. E ancora, e questo è il culmine secondo me straordinario, arriva anche ad abbracciare in questo futuro quelli che arriveranno da terre lontane. Quindi non solo gli ebrei, che vanno lontano ma possono ancora essere ascoltati se si rivolgono al Tempio, ma anche quelli che sono lontani, quegli stranieri che arrivano. Questo è un tema carissimo anche a Isaia o al Nuovo Testamento. Vi leggo il testo di Isaia 56, che è citato anche da Marco, quando Gesù va al Tempio e fa un po' di confusione perché vede che hanno perso un po' lo spirito corretto di preghiera. Ricordate che vi cita quel passo dove dice: ecco gli stranieri, questo è Isaia, che lo brano completo dice così: gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore, li condurrò sul mio Monte Santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Isaia 56. Chi ha realizzato però questa preghiera? Gesù, quando ha detto finalmente tutti i popoli sono chiamati a fare e a vivere questa esperienza. Vi leggo qualche passaggio di questa preghiera di Salomone, così che vi possiate rendere conto. Lui dice: volgiti, rivolto a Dio, alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Il tuo popolo ha peccato contro di te, ma si converte a te.
loda il tuo nome, ti prega, ti supplica in questo tempio. Tu ascolta nel cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare. Fallo tornare significa fallo convertire. Ogni preghiera e ogni supplica di un solo individuo o di tutto il tuo popolo Israele, di chiunque abbia patito una piaga nel cuore, estenda le mani verso questo tempio, tu ascoltala nel cielo, luogo della tua dimora. Perdona, agisci e dà a ciascuno secondo la sua condotta, tu che conosci il suo cuore. E fa tutto quello per cui ti avrà invocato lo straniero, perché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome. È da brividi se ci pensiamo. È da brividi pensare che questa parola ancora, dopo tanti millenni, forse sì, abbiamo chiaro la meta, la vocazione, ma è realizzata pienamente? Tutti i popoli della terra conoscono il tuo nome. E allora, nel tempo della Chiesa, tutto questo che abbiamo detto e che riguarda la presenza di Dio nel Tempio, che cos'è? Il Tempio, Giovanni 2, è il corpo di Cristo. Quando gli dice distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere, parlava del tempio del suo corpo. Non avevano capito, se lo ricordavano poco. Allora, nel tempo della Chiesa, il corpo di Cristo è il nuovo tempio, la nuova presenza di Dio, dove tutte queste dimensioni possono essere realizzate. L'ascolto, il perdono, l'azione efficace, esattamente quello che Gesù ha fatto. Non bisogna più andare a Gerusalemme, è lui che si muove per giro per tutta la terra di Palestina. E un attimo dopo, quando il corpo fisico di Gesù non è più disponibile, sarà il corpo della Chiesa, il corpo di Cristo che è la Chiesa. Quindi la Chiesa, con la sua preghiera, è la realtà che dovrebbe essere il segno di questa presenza di Dio che porta ascolto, porta vicinanza, porta perdono, riconciliazione a tutti i popoli, soprattutto a chi si trova nel dolore, nella sofferenza. Quindi la Chiesa, vedete, diventa soggetto di preghiera, ma anche quasi un faro luminoso per tutti, perché ognuno col suo passo, col suo grado di maturazione, a seconda di ciò di cui ha bisogno, possa fare questa esperienza di essere ascoltato, di essere risollevato, di essere perdonato. Ora, tutto ciò, facendo un salto, altri testi, diciamo, molto densi su questo, cito un paio, nell'epistolare paolino lo troviamo per esempio nella lettera agli Efesini. Sapete che Efesini e Colossesi sono dei testi piuttosto maturi nel Nuovo Testamento, no? Piuttosto diciamo anche tardivi. E qui troviamo l'attacco, proprio il primo capitolo della lettera agli Efesini, che inizia esattamente con una benedizione. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Quindi io benedico perché Lui ci ha benedetto. La benedizione è risposta alla consapevolezza di essere già stati benedetti. In che cosa consiste questa benedizione? In Lui, infatti, ci scelse prima della fondazione del mondo per essere santi e immacolati davanti a Lui nell'amore, predestinandoci alla figliolanza adottiva nei Suoi confronti per opera di Gesù Cristo, secondo la benevolenza della Sua volontà, all'ode e gloria della Sua grazia, di cui ci ha fatto dono gratuito nell'amato, l'amato che è Gesù stesso. Allora, vedete che qua l'oggetto della benedizione è la consapevolezza di questo, come vogliamo chiamare, sogno,
progetto, questa volontà primitiva, prima della fondazione del mondo, che ogni essere umano si scopra figlio e figlia amata. E se lo scopre, poi non benedire il Signore, rispondere con questo, la figliolanza adottiva, l'essere redenti nel momento in cui hai qualche situazione che ti schiaccia, che ti toglie libertà. E poi, se andiamo avanti in questo capitolo, in cosa consiste questa volontà di Dio? Conoscete l'espressione un po' proverbiale, che adesso nell'ultima versione della CE è stata cambiata, era il ricapitolare tutto in Cristo, no? Adesso si dice che ricapitolare sembra, facciamo un riassunto, chi è a scuola sa come ricapitolare sembra qualcos'altro, invece il termine è proprio un ricondurre, rimettere sotto l'autorità e la signoria di Cristo tutto il cosmo. Allora la benedizione diventa la preghiera di coloro che hanno esteso lo sguardo e hanno assunto lo sguardo del Signore, che ha questo progetto che gradualmente si realizza, un progetto che riguarda, questa lettera di Efesini è straordinaria, non solo gli esseri umani, ma ogni creatura vivente, addirittura ogni realtà del cosmo. Tutto è venuto da Lui, tutto è chiamato a tornare a Lui, ma tutto ciò avverrà perché il Signore porta avanti il suo progetto, nonostante noi mettiamo un sacco di ostacoli, dipendendo anche da noi. Quindi coloro che sanno questo possono collaborare. Ecco la grandiosa vocazione del cristiano, del battezzato, come singolo, come comunità, collaborare a questa venuta del Regno, che significa appunto tutto riportare sotto lo sguardo del Cristo, tutto salvare in Lui, perché ogni realtà è già chiamata a questa salvezza. Ancora nel capitolo quinto, sempre di questa lettera, c'è un'altra espressione che somma molte delle dimensioni della preghiera, che mi sembra estremamente significativa. Dal versetto 15 in avanti c'è un passaggio dove si dice: i tempi sono cattivi, attenti, fate tesoro di questo momento, sappiate discernere il momento, sappiate coglierlo e capire la volontà del Signore, il famoso discernimento, no? Che chiede una sapienza un po' dall'alto. Bene, allora dice: per capire la volontà del Signore, ricolmi dello Spirito, fate una serie di cose. Adesso perdonatemi, vi do una versione leggermente diversa. Qui c'è il segno, i quattro segni dell'essere ricolmi dello Spirito. La preghiera è frutto e anche occasione, diciamo, di essere colmati dello Spirito. Quale è però il segno, diciamo, che mostra questo essere riempito di Spirito? Lui usa dei participi presenti, li traduciamo col gerundio. Se siete ricolmi dello Spirito, intonando in voi stessi salmi, inni e canti spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo grazie sempre per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Qui uso un'espressione un po' particolare: sedendovi ai piedi gli uni degli altri mentre vivete alla presenza di Cristo. Allora, nella nostra versione attuale quest'ultimo participio viene staccato e quindi si perde il senso di questa straordinaria di questo straordinario passaggio del testo paolino. Il segno della presenza dello Spirito si manifesta con tutte queste forme di preghiera. Allora, attenzione, il primo è
riletta alla luce di Cristo. I salmi, gli inni, dei canti guidati dallo Spirito stesso. Persone che sono capaci di abitare, direi, in se stessi nella gioia. Cantare e salmeggiare nel cuore verso il Signore. Che vuol dire? Che la preghiera è un dialogo interiore che si svolge con questa presenza reale, seppure misteriosa, di Dio nella nostra interiorità. Allora, quando prima ho detto la Chiesa è il corpo di Cristo oggi, il corpo di Cristo nel mondo, questo è anche in virtù del fatto che ognuno di noi con il battesimo è stato inserito nel corpo di Cristo. Quindi questa presenza c'è in ognuno di noi, spesso trascurata. Ma se invece, come l'autore qui del testo dice, se voi vi rendete conto che siete pieni dello Spirito, vi accorgete che mai vi lascia questa presenza. Dunque nel vostro cuore quasi può esistere una continua liturgia di lode, di benedizione, di richiesta, di intercessione, soprattutto il tono è quello della lode, notate, perché c'è questa presenza interiore. E da questa preghiera, questo dialogo, queste parole che sono nel nostro cuore e quasi ci accompagnano sia che dormiamo, sia che vegliamo, sia che mangiamo, sia che camminiamo, qualsiasi cosa noi facciamo, ecco che sono prese dalla scrittura, i salmi, dalla liturgia, gli inni battesimali ad esempio, che si imparano a memoria, come i canti che sono fatti apposta per essere imparati a memoria. E allora ciò di cui mi nutro è ciò che mi abita e che può continuare a sostenere questa liturgia del cuore, anche se fuori le circostanze esterne possono variare. Allora, il suggerimento qui qual è? Che se la nostra vita interiore è un inno, è una liturgia continua, io posso entrare nella mia vita di tutti i giorni con uno sguardo diverso verso il mondo. Prima parlavo della trasformazione. E questo sguardo diverso mi fa vedere gli altri in modo differente. E come me li fa vedere? Con un atteggiamento che è capace, il terzo di questi passaggi, rendendo grazie sempre per ogni cosa. Come posso rendere grazie sempre? Se non perché ho lo sguardo di Dio sui fatti, sulle vicende, sulle persone. Se no, vedo gli aspetti tendenzialmente un pochino più negativi, più fastidiosi. Per riuscire a rendere grazie, cioè a trovare il nucleo di bene, persino in una situazione di corruzione, ho bisogno veramente di uno sguardo acuto, penetrante, così che posso fare perno su quel bene, quella briciola di bene magari è più invisibile, e su quello posso elevare la mia eucaristia. Qui il verbo è proprio questo, Fate eucaristia di ogni cosa, sempre. E poi, l'ultimo passaggio, se io rendo grazie per tutto e per tutti, in questo spazio, io posso vedere gli altri, vi dicevo, in modo diverso, non centrato su di me, ma con l'attenzione appunto all'altro. Il cuore diventa lo spazio nella preghiera per il combattimento contro l'idolatria di sé. Se io sono egoista, se io penso al mio interesse, se io penso a ciò che mi conviene, spesso gli altri si trasformano in nemici, sono antagonisti. È qualcuno, insomma, che mi fa un po' ombra, che mi toglie spazio, che potrebbe prendere una parte che è mia o che vorrei, capite? Allora il passaggio qui è, se invece io ho questo atteggiamento differente, posso andare incontro all'altro in un modo diverso. E quei conflitti che spesso sono latenti possono essere disinnescati, possono essere relativizzati, perché magari quelle differenze di opinioni
ci sono, ma non sono così importanti rispetto a tutto quello che invece abbiamo in comune o rispetto al rapporto fraterno che dovremmo coltivare. E invece, nello spirito, grazie a questa preghiera, si può gioire della presenza dell'altro, fino a fare spazio all'altro, fino a essere obbedienti, cioè attenti ascoltatori dell'altro. E questo viene esplicitato con quell'ultima espressione, che letteralmente il verbo c'è iupotasso, iupotasso in greco vuol dire porre sotto, c'è proprio una dimensione spaziale, no? Questa idea del sotto. E allora, qui per farvi capire, perché qui inizia tutto un discorso stupendo proprio sul rapporto tra la Chiesa e Cristo, l'idea è proprio quella del essere ai piedi, sedersi ai piedi, però attenti reciprocamente, gli uni verso gli altri. Si parla del timore del Signore, ma il timore del Signore che cos'è se non vivere alla presenza del Signore, vivere alla presenza di Cristo? Allora, per Lui, consapevoli che viviamo la Sua presenza, possiamo sederci ai piedi gli uni degli altri? Che immagini evangeliche vi vengono in mente su questo? Allora, un'immagine femminile, Maria di Betania, che è il prototipo di tutti i discepoli, però non solo delle donne, è il prototipo del discepolo che ascolta la parola di Gesù. E altra immagine, chi è che si mette ai piedi degli altri se non Gesù stesso? La lavanda dei piedi, Giovanni 13. Quindi quello che io ho fatto a voi, voi fatevelo gli uni agli altri. Allora, nella Chiesa, l'esplicitazione di questa presenza dello Spirito che anima la persona e che anima la comunità si mostra con la capacità di nutrirsi della parola, di far risuonare questa liturgia e di mettersi a servizio gli uni degli altri. Invece noi abbiamo, che qui c'è un bel punto, le donne siano sottomesse, le mogli siano sottomesse ai mariti. Attenzione, questa è una lettura indebita rispetto al testo, alla grammatica, alla sintassi del testo, e che ha causato danni catastrofici. Non mi dilungo, penso sia abbastanza evidente, infatti le donne, qui penso che mi capisco molto bene, le donne anziane si sono sentite dire cose innominabili nei confessionali in virtù di questa frasetta, che è stata completamente sganciata da ciò che invece significava. Soprattutto si è eliminato quell'aspetto della reciprocità. Qui si parla della Chiesa, ma la Chiesa ovviamente è... Non è che marito e moglie si sono entrambi battezzati in una sola chiesa, quindi è logico che quello che si vive reciprocamente nella comunità parrocchiale o altro, è chiaro che si deve vivere anche in famiglia. E anche in altre situazioni che pure erano quelle all'epoca di una disparità consolidata. Invece qui l'autore dice attenzione, qui non si tratta di fare la rivoluzione e di mettere quelli che stanno sotto sopra, così adesso comandano quelli che sono stati oppressi per un sacco di tempo. Non serve a niente, perché la logica è sempre quella della subordinazione. Non dobbiamo fare il matriarcato dopo il patriarcato, ma dobbiamo creare fraternità o sororità. Questa è la Chiesa vera che vive dello Spirito, che eleva a Cristo questo inno costante. Però vedete come sono tutti passaggi collegati gli uni agli altri, altrimenti non funziona. E l'ultimo capitolo di questa lettera è pure interessante, perché l'autore dice, che si parla dell'insistenza anche nella preghiera, pregate nello Spirito, capitolo 6, versetto 18 in avanti, pregate nello Spirito attraverso ogni preghiera e supplica, in ogni occasione. Vegliate con ogni supplica instancabile per tutti i santi battezzati. Questa è la preghiera di intercessione. E anche per me, affinché quando apro bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, l'oggetto della preghiera, il bene degli altri, il risollevare gli altri da tutte quelle situazioni fisiche, spirituali, sociali che schiacciano i fratelli e le sorelle
e perché il Vangelo sia annunciato, perché chi annuncia il Vangelo abbia questa franchezza per poterlo fare, perché il mondo aspetta dalla Chiesa questo annuncio, che è fatto di un certo stile di preghiera, che è fatta anche di una prassi però, e che va chiesta sempre un po' dall'alto. Ancora un ultimo cenno, Colossesi 4, insistete nella preghiera e restate vigilanti in essa, nell'Eucaristia, il rendimento di grazie. Pregate, diceva questo passaggio, con noi e per noi, perché Dio ci apre la porta della parola per parlare del mistero di Cristo. Questa grazia che accogliamo consapevolmente diventa operante in noi, perché la preghiera non è altro che la linfa della Chiesa, del corpo della Chiesa. Pregate con noi e per noi vuol dire che tutti sono chiamati a pregare, non si può delegare a qualcuno, deleghiamo alle claustrali. Ci sono quelli specializzati, il prete che celebra la messa, la comunità celebra la messa, celebra l'Eucaristia, celebra la liturgia. Qui lo sapete perché avete un ottimo parroco, queste cose certamente ve le dice sempre, ma guardate che tante persone ancora continuano a dire che il celebrante, no, quello è il presidente, che è una cosa anche interessante, il presidente è colui che presiede la liturgia, giustamente perché ha un ordine la liturgia, non siamo qui a un picnic, insomma, non è una cosa a caso, però è la comunità, è il corpo ecclesiale che si nutre della preghiera eucaristica, che cresce e si manifesta in questo. Qual è l'obiettivo del nostro celebrare, se non realizzare il tessuto relazionale della Chiesa, per poi andare a servire il mondo? Così, solo così, ma questo è, vale per noi, ma valeva già allora, era il segno che tutti affascinava in quei primi secoli e faceva anche tremare chi aveva altre strutture di potere. La Chiesa così divenne e dovrebbe essere segno e strumento, di un'opera universale di riconciliazione, segno unità dell'unità del genere, segno strumento dell'unità del genere umano, della comunione con Dio, no? Questo segno si alimenta della preghiera. Rowan Williams, arcivescovo emerito di Canterbury, diceva che la Chiesa è una comunità in cui le barriere che noi diamo per scontate tra chi è dentro e chi è fuori, chi sta sopra e chi sotto, crollano. Che bella definizione della Chiesa. Questo è il frutto esattamente della preghiera. Le barriere crollano e in nome del Signore la Chiesa diventa, come dice Fessini, una sposa bella, senza macchia, senza ruga, e la preghiera non è altro che la sua voce, la voce che rivolge appunto come risposta al suo sposo amato. Anche il Papa lo diceva questi giorni, la Chiesa è donna, ok, però attenzione, che la Chiesa tutta, cioè vuol dire tutti i battezzati, anche quei battezzati che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, tutti sono sposa. Tutti sono chiamati a elevare a Lui questa preghiera, questo canto, questa lode, questa risposta al suo amore che si fa, appunto si realizza in tante modalità. Allora, attraverso la preghiera, ecco che, questo è l'ultimo passaggio, in noi si mostra ciò che crediamo, qual è la nostra fede, in chi crediamo. Quindi, mentre evolve in noi questo volto di Dio, pian piano che cresciamo nella preghiera, man mano che lo ascoltiamo, lo invochiamo, lo amiamo, ecco che diventa anche testimonianza, no? Verso tutti. Quindi veramente la preghiera è qualcosa di assolutamente chiave,
anche per la testimonianza verso il mondo, così da camminare un po' insieme a lui, insieme agli altri. Un passo che penso conoscete, dei Pirkei Avot, i detti dei padri, diceva: su tre cose si regge il mondo. La conoscete perché è molto nota, e nella sintesi, no, così dei rabbini, tre cose su cui si regge il mondo, capite? Tutto il mondo: sulla Torah, sulla preghiera e sulle opere di misericordia. Quindi il primo, lo studio delle scritture. Certo, la Torah, il Pentateuco, per noi che cos'è? L'intera Bibbia, soprattutto il Vangelo nelle quattro forme che sono a noi arrivate. Prendiamo lì il cuore pulsante della Bibbia e con quello andiamo a leggere tutto. Quindi questo costante approfondimento delle scritture che ci aiuta a crescere in quel ritorno, no, della conversione, che poi in questo tempo è particolarmente propizio da recuperare. Quindi il primo è questo. Il secondo è appunto la preghiera, ma come? Come un dialogo che ha tante forme. Questo dialogo appunto che prende tante sfumature, tante risonanze in una sinfonia con quella che è la fonte della vita, di ogni vita, e la fonte di ogni comunione. E la terza, che vedete sono tutte e tre collegate, perché non posso pregare, non posso rivolgermi in questo modo multiforme se prima non ho conosciuto il Signore e i suoi tratti del suo volto nelle scritture, se non mi faccio un Dio a mia misura, spesso molto fantasioso. E la terza cosa, quindi, la preghiera si alimenta di questa conoscenza e si esprime in queste opere concrete di misericordia, cioè la cura. Mi prendo cura di ogni creatura, perché ogni creatura, non solo essere umano, è il riflesso del suo creatore. Allora, l'approfondimento di questa conoscenza, la preghiera che comunque alimenta questa conoscenza, e anche la prassi, che anche questa cura alimenta la nostra conoscenza, relazione con Dio, ecco che piano piano noi riusciamo a somigliare un po' di più a Gesù, somigliamo un po' di più allo sguardo del Padre che lui stesso ci ha aiutato a imparare. In questo ascolto costante siamo trasformati e realizziamo, no, quella preghiera di benedizione che c'è il numero 6, che ricordiamo insomma, il 1° gennaio, la preghiera di Aronne. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Ecco, allora noi chiediamo al Signore di mostrare il suo volto, di fare esperienza della sua presenza luminosa, rivitalizzante, sentire il suo volto vicino, quasi guancia a guancia, sentire anche quando ci sentiamo un po' invisibili, un po' insignificanti, che invece lui ci guarda, e invocare per noi e per gli altri la pace, che è l'unica bussola che veramente può orientare ogni scelta sulle vie di Dio. E allora così forse saremo segno di amore, di quell'amore vero che sconfigge ogni morte. Allora vorrei concludere con un'invocazione. Preghiamo. Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature, tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore, affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle, senza mai nuocere a nessuno. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
vita di medicina è riuscita a venire a, a concederci questo bellissimo incontro, quindi grazie per questo incontro. E mi invito al prossimo incontro il 18 di aprile, che è l'ultimo del ciclo che abbiamo organizzato per quest'anno, la vita di preghiera. Ci sarà con noi Don Ruggero Mompoli, che tutti noi conosciamo, e quindi concludiamo questo piccolo percorso che abbiamo fatto quest'anno. E mi permetto di darvi anche un altro avviso: noi domenica in Nazione Cattolica celebriamo, facciamo l'assemblea diocesana elettiva, si conclude il triennio che in questo periodo è stato un po' triennio perché quando c'è stata la pandemia che ha slittato tutto quanto, quindi decadono tutte le cariche associative, l'assemblea diocesana eleggerà i nuovi responsabili diocesani, ci sarà appunto l'intervento dell'arcivescovo e l'elezione del nuovo consiglio diocesano che eleggerà membri della presidenza diocesana. Quindi vi invito tutti quanti domenica alla parrocchia di Gesù Buon Pastore dalle 10 in poi. Grazie ancora, Emanuele. Ci siamo in piedi.